Recuperare un ruolo di centralità per il Mezzogiorno nella discussione politica dopo diversi provvedimenti adottati a livello nazionale di segno opposto che hanno marginalizzato il problema non risolvendolo. Di questo si è discusso nel corso di un convegno promosso dalle associazioni Mezzogiorno Nazionale ed Iniziativa Meridionale, svoltosi al Polo Nautico di Salerno con la partecipazione di Pasquale Viespoli ed Adriana Poli Bortone, moderati dal giornalista Gigi Caliulo. Un'analisi approfondita della questione, legata anche alla crescita del peso politico della Lega negli ultimi governi di centrodestra, che ora si ripropone in tutta la sua gravità di fronte alla crisi che ha colpito l'intero paese. Questo è accaduto e continua a accadere anche perché contemporaneamente sul terreno politico c'è stato l'arretramento di una forza che è sempre stata capace di esprimere visione nazionale e radicamento meridionale, cioè la destra. Ecco perché abbiamo posto il problema della destra e Mezzogiorno come la necessità di recuperare per entrambi il protagonismo dentro la crisi per la prospettiva di crescita politica ed economica sociale del paese. Un convegno veramente molto interessante, non soltanto per la bravura consueta, devo dire, di Pasquale Viespoli, ma proprio per il tema anche che è stato affrontato con impegno e con delle spinte a riflessioni che debbono essere fatte assolutamente nel futuro. Proprio in questo coniugare la destra con il Mezzogiorno, non solo per gli spazi politici che si possono aprire per la destra, ma anche per gli spazi economici e sociali che attraverso la destra si possono aprire per il Mezzogiorno.